Salve a tutti, Domenico Giordano della Giordano Brokerage Est, siamo qui alla PIR, la più grande fiera del settore Horeca qui in Russia. Siamo in compagnia e gentili ospiti dello stand del signor Giovanni Ricci dell'omonima gelateria Ricci. Giovanni, buongiorno e cosa ci racconti di questa Russia e di questa fiera? Buongiorno a tutti, siamo molto felici di essere qua al PIR dove presentiamo il nostro prodotto Ricci Gelato. Abbiamo fatto un gelato di alta qualità artigianale, come pensavamo che in Russia non ci fosse. E abbiamo riportato un piccolo angolo d'Italia qua in Russia, cercando di fare una produzione che è molto molto difficile, con materie prime che dobbiamo importare dall'Italia e con materie prime locali. Però abbiamo trovato un ottimo latte, un'ottima panna e con tanto tanto impegno siamo riusciti a fare un prodotto che vedo tutti i clienti apprezzano, tutti ci fanno i complimenti e su questo siamo contenti. Quindi hai creato il giusto mix tra prodotti di importazione italiana e prodotti russi. Sì, esatto, ho cercato di fare il più possibile il chilometro zero dove sono riuscito, ovviamente non ci sono i pistacchi in Russia, li ho dovuti portare dall'Italia. No? È chiaro, qua non servono i pistacchi. Per chi non lo conoscesse, Giovanni è in Russia da moltissimi anni ed è un imprenditore di successo in vari settori. Cosa ci puoi dire in merito alla Russia come nazione dove investire, non solo dove esportare? Ma io credo che la Russia ancora sia uno dei migliori paesi dove investire, sia sotto il profilo fiscale, dove abbiamo un trattamento secondo me molto molto buono e difficilmente si trova in altri paesi, sia sotto il profilo della reperibilità di manodopera, che è sempre molto volenterosa. Se riusciamo a giocare la nostra italianità e la nostra professionalità, qui siamo vincenti. Quindi un consiglio da dare a chi è in Italia, sta guardando la Russia come possibile mercato o di sbocco, di investimento, però è ancora dubbioso, cosa ti senti di dire? Non abbiate dubbi, la Russia oggi è l'America. Venite qua, se siete volenterosi, se siete capaci, troverete la realizzazione dei vostri impegni professionali e spesso anche personali. Ma Giovanni, ti ringrazio di questo tuo concetto vissuto, poi siamo tutti imprenditori di successo, quindi puoi raccontare di come si può investire in Russia. L'hai detto con un tono molto convinto e questo mi fa piacere perché sposo un po' quelle che sono le mie idee attuali e i miei prossimi progetti. Quindi vi ringraziamo Giovanni della sua esperienza. Se vi è piaciuto il video mettete il vostro like, se volete avere informazioni sul gelato Ricci scrivete sotto questo video, vi metterò in contatto con lui, iscrivetevi al canale e restate aggiornati da chi la Russia la racconta dall'interno. Arrivederci. Grazie, ciao.